Noi lotteremo con forza innanzitutto per la riapertura del PPI, ma quello che è l'obiettivo e la finalità insieme ai 7 sindaci del territorio oggi presenti in questa manifestazione per la riapertura del pronto soccorso. Anagni e tutto il territorio è un territorio che conta circa 80.000 utenti e ha bisogno di un'assistenza sanitaria importante, soprattutto per le emergenze, e non ci fermeremo di fronte a nulla. Questo è il mio impegno e di tutti i sindaci del territorio. Le prossime mosse, innanzitutto adesso integreremo una denuncia, un esposto che abbiamo fatto giorni addietro scongiurando la chiusura del punto di primo intervento. Oggi, ripeto, proprio a fronte di questa ennesima scippo che il territorio ha avuto, noi produrremo degli atti per una denuncia esplicita nei confronti della direzione sanitaria e della direzione generale dell'ASL. Dopodiché andremo in regione, chiederemo un incontro con Zingaretti e con l'assessore D'Amato, faremo un consiglio comunale aperto e chiederemo la loro presenza. Dopodiché, insieme ai 7 sindaci del territorio, organizzeremo tutto ciò che è necessario per fare in modo che le nostre istanze non vengano disattese. Domani in Commissione Sanità si parlerà proprio dei PPI, per tutti i PPI che dovranno chiudere entro il 31 dicembre 2018 da decreto 70 e da poi attuazione del commissario ad acta del 2017. Quindi si discuterà di questo problema, che è importante non solamente per il territorio di Anagni, ma è importante anche per il territorio di Cori, di Minturno, pensiamo pure di Gaeta, che Gaeta ha un PPI, una città grossa come Gaeta. E le prossime mosse e la vicinanza ai sindaci del territorio per cercare di risolvere questo problema importante.